Ogni giorno 3 milioni di attacchi, in Italia. La cybersecurity è diventata una priorità assoluta. Anche perché passa per il digitale, ormai, buona parte delle nostre attività quotidiane. Pericoli in aumento che riguardano la protezione dei dati a tutti i livelli. In gioco c'è il funzionamento delle istituzioni, delle macchine statali, delle aziende, la sicurezza pubblica e quella privata. Sono Fabio Insenga e questo è Il Libro dei Fatti. Notizie, informazioni, curiosità, approfondimenti e commenti dei temi più importanti dell'anno. Un podcast di ADN Kronos. Chiudere a chiave la porta di casa o inserire l'allarme dopo aver parcheggiato l'auto sono gesti quasi automatici che facciamo tutti i giorni. Spesso però non siamo così attenti nel mondo virtuale, trascurando le regole base per proteggerci dai rischi cyber. Sara Di Sciullo ne ha parlato con il direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni. C'è un impegno totale da parte dell'Agenzia, ovviamente, ma anche di tutte le istituzioni nazionali per poter alzare il livello di consapevolezza nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende, soprattutto le piccole e medie imprese e tra i cittadini. Per questo l'agenzia si rivolge alle industrie e alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai giovani. Avremo iniziative all'interno delle scuole. Cerchiamo con le scuole e le università di aumentare al massimo gli interessi dei ragazzi verso le lauree di tipo STEM per poter aumentare la nostra workforce di persone in grado poi di difendere il nostro paese, difendere da attacchi di tipo cibernetico le aziende, le pubbliche amministrazioni. Tra le insidie della rete, i furti di dati. Il fine di questi attacchi fondamentalmente è carpire delle informazioni che possono essere, diciamo, usate poi o per fare truffe o per carpire ancora più dati. Ovviamente si parte dalle credenziali dei cittadini, che diciamo non abbiamo dati specifici in questo momento, ma sicuramente se uno fa un giro sul dark web trova tantissime informazioni riguardo credenziali per poter entrare all'interno di un sito o di un servizio piuttosto che di un altro servizio, e quindi c'è bisogno proprio di una rete che faccia fluire queste informazioni al più presto a chi è stato depredato di questi dati per poter porre in essere le difese e quindi chiudere magari alcuni account, fare pulizia, bloccare certi possibili utenti, eccetera, eccetera. I pericoli si annidano anche nei social network come TikTok, finito di recente nel mirino degli Stati Uniti. Applicazioni come i social possono impattare l'opinione pubblica sia da un punto di vista globale che da un punto di vista invece di avere informazioni personali e quindi sulla specifica persona per scopi che possono essere di profilamento. Quando si parla di cyber security si parla anche di dati e di eventi, fatti che stanno trasformando attraverso il digitale l'interazione fra gli stati, i soggetti economici e le persone. Carlo Intini racconta alcuni passaggi di questo processo e un caso emblematico. Nel primo semestre del 2022 in Italia c'è stato un vero e proprio boom di crimini e minacce informatiche. Viviamo in un mondo sempre più connesso. Oltre il 77% delle famiglie in Europa possiede un computer. Sono oltre 46 milioni il numero di utenti solo in Italia. Nel bel paese il 76% della popolazione naviga in internet. Gli italiani dai 16 ai 74 anni che affermano di non navigare in rete sono appena il 17%. Tra i settori più colpiti, pubblica amministrazione, banche, finanze e sanità. Con una finestra aperta sul mondo aumentano gli attacchi hacker che coinvolgono singoli individui ma anche grandi strutture, pubbliche e private. È del 30 luglio 2021 un attacco informatico partito dall'estero indirizzato al data center che ospita alcuni dei sistemi informatici della regione Lazio. L'attacco ha compromesso l'utilizzo di alcuni dei servizi e delle applicazioni a disposizione del cittadino. Ad essere violata l'utenza di un dipendente in smart working. L'attacco è avvenuto con un malware che cripta i dati.
Disagi per i cittadini con la disattivazione momentanea del portale per i vaccini. Italia al primo posto per attacchi informatici, Lazio e Lombardia le regioni più colpite. Tra le vittime ci sono privati, aziende ed anche ospedali impegnati nell'emergenza Covid. La parola d'ordine per la nostra società sempre più digitale è dunque cyber security. Uno scudo per navigare sicuri in un mondo sempre più connesso. Il libro dei fatti, il podcast di ADN Kronos dedicato agli approfondimenti e ai commenti dei temi più importanti dell'anno, in Italia e nel mondo. Sfoglia la nuova edizione cartacea del libro dei fatti. 960 pagine di informazioni, inserti fotografici, speciali, approfondimenti, dati e statistiche. Il libro dei fatti 2022. In libreria, negli autogrill aderenti e in versione ebook per smartphone e tablet. Scarica l'app del libro dei fatti su App Store e Google Play. Il libro dei fatti.com.